Siamo a Fratta Minore, nell'area metropolitana di Napoli. Sei sicuro? Io non so più come devo fare, devo cominciare. Vabbè. Siamo a Cassano delle Murge. Però... Matino non riesce a immaginare di essere a Fratta Minore, in provincia di Napoli. Perché esiste Fratta Minore. Esiste Fratta Maggiore e Fratta Minore. Noi siamo a Fratta Minore. Circa 16.000 abitanti nell'area metropolitana di Napoli. È studiato, Quindi dove siamo? A Fratta Minore. Ok. Circa 16.000 abitanti nell'area metropolitana di Napoli. Perché gli amici napoletani, tanti amici, non pensavamo di averne così tanti in Campania, no. Ci hanno chiesto di rilanciare l'appello di Maria e di Carlo, che abitano appunto a Fratta Minore, da dove è scomparso purtroppo da alcuni giorni il loro Ronny, un cagnolino. Beh. Sentite, se qualcuno l'ha visto, mi raccomando, chiamate il numero di telefono, perché Carlo, soprattutto lui, era il suo compagno di giochi, Ronny, non si dà pace. E cos'è per te Ronny? È un fratello, come un fratello, un amico. Da quanto tempo ce l'hai? 6-7 anni. E quando è scomparso? Il 12 giugno. E da allora avete iniziato questa ricerca, no, spasmodica, però non avete ancora trovato? No, nessuna segnalazione abbiamo avuto nemmeno. Neanche una segnalazione. Ok ragazzi, allora se avete un cane mettetelo davanti alla telecamera e dopo avergli fatto sentire questi suoni vediamo la sua reazione. Temi che qualcuno possa averlo preso? Sì, è questo, perché non l'hanno avvistato proprio. Niente. Da quella sera non l'ha visto. Eppure sto cercando tutti i giorni, continuamente, proprio nei paesi vicino, niente, non lo vedo proprio. Ci dici come ha fatto a scappare, da dove è scappato il cagnolino? Stava nel cortile, mio fratello stava cacciando la macchina e lui è scappato, non se ne è accorto mio fratello. L'hanno chiamato pure, ma lui correva e non è tornato. Ma lui è microchippato? No. Non è microchippato. Questo magari potrebbe essere un problema perché è meno facile ritrovarlo. Però sono andata anche all'ASL, qua dietro c'è un canile, sono andata quasi tutti i giorni, chiamo, niente, non l'hanno trovato. Speriamo che Ronny sia riuscito a sopravvivere, magari non sia stato investito, non gli sia capitato qualcosa. Noi stiamo mandando in onda anche le fotografie del cagnolino con il numero di telefono da chiamare nel caso in cui qualcuno lo ha visti. È probabile che il cane non si sia allontanato moltissimo di là, anche perché non è abituato a stare fuori. No, non è abituato. E quindi noi adesso diffonderemo il tuo appello, l'appello tuo e di Carlo, con la speranza che possiate ritrovare Carlo, soprattutto per te, il tuo amico Carlo. Di tanti giochi. È vero? In bocca al lupo Carlo e Maria, adesso speriamo di potervi dare una mano. Gli amici di Napoli ci hanno chiesto di poter rilanciare questo vostro appello e noi lo facciamo con grande piacere. Grazie mille, gentilissimo. Un abbraccio, ciao ragazzi.